Ciao e bentornati a questa terza puntata dedicata ai giochi print and play su Recensioni Minute. Puntata che ormai purtroppo ha cadenza annuale perché, sebbene ai giochi print and play non riesco a inserirli in scaletta con una cadenza più veloce, più che altro perché sono proprio nei ritagli di tempo di quando non gioco ai giochi editi. E per questo motivo ringrazio peraltro One Morning che mi ha bacchettato recentemente dicendo: sì, ma queste puntate di print and play hai ragione, e in questo caso eccola qua. Recensioni minute, recensioni minute. Ma che sbatti le istruzioni? Se le leggo troppo tempo da spendere. C'è Teo con le recensioni, ti basta guardare qualche minuto e non leggere. Come per le volte precedenti, vi parlerò quindi di quattro titoli e aprirò con Austerity, un gioco per un solo giocatore di Jake Staines. Ho già giocato altri titoli di questo autore, quindi è molto interessante, bisogna tenerlo d'occhio. Della durata di circa 20 minuti a partita, e per preparare il gioco in sostanza dovrete stamparvi solamente la plancia, ma poi dovrete dotarvi di cubi di 5 colori differenti, quindi cubetti quelli di legno, e un sacchettino, perché ci troviamo di fronte a un vero e proprio bag building, quindi dovrete estrarre cubi dal vostro sacchetto e dovrete gestire un vostro stato in criterio di austerità, ovvero si ha dei grossi debiti da dover sanare. All'inizio di ciascun turno vengono estratti due cubetti dal sacchetto e posizionati in questa zona. I cubetti sono di 5 tipi: abbiamo il welfare, abbiamo i soldi, abbiamo i riottosi, abbiamo la polizia e abbiamo il debito. Ogni coppia di cubetti ha una corrispondenza in questa tabella che ci dirà che cosa fare, in alcuni casi senza possibilità di scelta, ma in molti altri casi avremo delle opzioni. Le opzioni ci permetteranno di aggiungere o rimuovere cubetti secondo alcune regole dal nostro sacchettino, oppure modificare queste 5 tracce, che sono l'impiego, la sicurezza pubblica, il benessere, la salute e la popolarità. Quando avremo dei cubetti gialli, che rappresentano appunto i soldi, potremo decidere di metterli in questa zona treasury, che servirà per alcune opzioni da selezionare nei futuri turni, oppure potremmo metterli in uno di questi tre spazi che ci permetteranno di avanzare di uno queste tracce. Attenzione, che cosa sono questi spazi sotto? Nel momento in cui uno dei due cubetti è uno nero, si attiva come sempre l'evento, ma contestualmente ci sarà una di queste tre tracce che farà un passettino. Se questa traccia arriva in fondo, facciamo la National Security, istantaneamente aggiungerà un cubetto rosso nella Used Pile e si resetterà a zero. Si continua a giocare così fino a quando tutti i cubetti dal sacchettino sono consumati. A quel punto si passa una serie di sequenza di cose da fare che semplicemente aggiorneranno in più o in meno le nostre tracce, una rispetto all'altra. A questo punto tutti i cubetti vengono rimessi nel sacchettino e si inizia un nuovo anno. Come si fa a vincere in questo Austerity? In qualsiasi momento della partita noi potremo sempre aggiungere due soldi, ma anche un cubetto nero del debito al nostro sacchettino, oppure aggiungere un cubetto giallo e un cubetto rosso al nostro sacchettino, oppure rimuovere proprio dal gioco due cubetti gialli per rimuovere dal gioco un cubetto nero del debito. Il nostro scopo è riuscire ad arrivare al termine di un anno senza alcun cubetto nero all'interno del nostro sacchettino. In tal caso avremo vinto. Se invece una di queste 5 tracce raggiunge il livello 0, in quel caso avremo immediatamente perso. Il bello di questo Austerity è che di fatto non c'è molto da imparare a giocare. Semplicemente, una volta estratti i cubetti, si vedrà che cosa succede. Sarà però dopo qualche partita che riusciremo a piazzare dei risultati. Non dico a vincere perché è molto complesso vincere, ma cercare di aggiustare le tracce in maniera che una rispetto all'altra si susseguano in maniera coerente. Diciamo che le prime volte vedrete crollare sempre più velocemente queste tracce e andrete a perdere. Viceversa, se riuscite in qualche modo un po' a tirarle su, allora andranno sempre più velocemente verso l'altro. È chiaro che bisogna cercare di mediare le cose. Mettere dentro un sacco di polizia ci permetterà ad esempio di fermare tutti i riottosi, ma allo stesso tempo, se abbiamo ancora tanto debito, succederanno cose come la polizia corrotta oppure la polizia senza la possibilità di avere uno stipendio, e quindi ci saranno delle rivolte, delle cose interne. Insomma, in qualche modo questa Austerity ha una ambientazione molto sentita. Parlando di ambientazione, vi dico che si può alzare ulteriormente il livello di complessità e allo stesso tempo di immersione all'interno dell'ambientazione stessa con questi scenari, chiamiamoli così. In questo caso si parte da uno scenario neutrale che poi potrà sfociare in un lawless, senza legge, ad esempio in questo caso, oppure in uno stato di polizia, a seconda di quello che succederà. E allo stesso tempo potrete anche decidere di partire con un paese anziché quello standard, ad esempio liberal democratico, oppure con una dittatura, oppure uno stato in cui c'è la possibilità di avere un'educazione più alta, uno stato con democrazia capitalista e così via. Insomma, ci sono tanti piccoli scenari che danno diverse condizioni di partenza del nostro sacchettino, diversi modi di evolvere la partita che rendono il gioco sempre vario. Prima di chiudere, colgo l'occasione per ringraziare Martino Chiacchiera, che è colui che mi ha fatto conoscere questo print and play.
Il secondo titolo poi che vi propongo è First Snow. Diciamo che sarete degli eschimesi alle prese con l'inverno che si avvicinerà e ci troviamo di fronte a un vero e proprio gestionale per due giocatori di Thomas Ullier. La durata della partita è sui 40-50 minuti, avrete strettezza nelle risorse, avrete una forte interazione fra i due giocatori. Per preparare il gioco in realtà vi basteranno 5-6 minuti perché dovete solamente ritagliare delle carte e metterle fronte retro, quindi infilarle nelle buste o semplicemente incollarle fra di loro, ma dovrete procurarvi 8 dadi da 6, di diverso colore sarebbe meglio per distinguerli fra i due giocatori. Vi dico subito che non verranno mai lanciati, quindi state tranquilli, è proprio tutto bello deterministico con forte interazione, quindi un bel German se volete da questo punto di vista, e poi vi serviranno 4 cubetti rossi e 4 cubetti blu per gestire le risorse dei due giocatori. In First Snow i giocatori giocheranno ciascun turno nella sequenza dei dadi data dal turno precedente, in questo caso quindi giocherà giocatore blu, due volte giocatore rosso e una volta giocatore blu. Nel proprio turno il giocatore quindi sceglierà una delle location presenti, facciamo che sceglie la location numero 6, la metterà al centro del tavolo e piazzerà il suo dado nella zona giorno o a sinistra o a destra del dado, a seconda delle risorse che vorrà recuperare. Dopodiché tocca al giocatore arancione, che facciamo che sceglie questa location, la piazzerà qua e ovviamente non potrà mettersi nello stesso spazio che ha appena scelto il giocatore prima, ma deciderà ad esempio di mettersi in quest'altro spazio. Si continua a giocare così, ad esempio mi metto in quest'altra location qua, ma nella zona notte, quindi sopra, l'altro giocatore metterà a fianco, sceglierà un'altra location notte, la metterà qua e infine si piazzeranno le ultime due location avanzate, una a destra e una a sinistra del piano di gioco. A questo punto ciascun giocatore ha accesso alle risorse che sono tra i due dadi in cui si è posizionato, quindi questo giocatore vedrà tutte queste risorse nel piano di gioco, questo giocatore vedrà tutte queste risorse e così via, e dovranno risolvere in contemporanea prima la parte sotto e poi la parte sopra dei propri dadi. Con la parte sotto e sopra si fanno le stesse cose fondamentalmente, ovvero sia si raccolgono le risorse e con esse si possono costruire gli oggetti. Gli oggetti sono l'arco, ad esempio, che ci vuole, un rametto e una erbetta, la coperta, diciamo la pelliccia che ci vuole, quindi un caribù e un'erbetta e così via. E poi potranno raccogliere il cibo che viene messo qua, o i materiali grezzi, legno, erba e pietra. Attenzione però, potete stoccare solamente fino a 4 cose fra oggetti che avete costruito, cibo e altri materiali. I materiali che usate all'interno del turno direttamente non dovete stoccarli, li potete consumare, ma tutto quello che non è stoccato è perso per il campo successivo. Al termine della notte dovrete anche mangiare. In che modo? Dovrete consumare tutto il cibo che avete e vi farà fare punti vittoria per il cibo mangiato, più dei punti vittoria extra se avete mangiato tutte cose di un tipo oppure tutte cose diverse. Gli oggetti che avete utilizzato, perché vi faccio notare ad esempio che per prendere questo legno dovrete utilizzare anche un'accetta, quindi gli oggetti vi permetteranno di accedere a più cose, verranno in qualche modo consumati, potrete anche ripararli, ma una volta che li usate due volte si spaccheranno automaticamente. A quel punto si ricomincia un nuovo turno. In che modo? Il giocatore che si è piazzato qua avrà scelto il numero 6 e quindi avrà 6, il giocatore piazzato qua avrà scelto il numero 1, quindi si piazzerà al primo posto, questo sarà il numero 3 precisamente e questo sarà il numero 5, quindi il prossimo ordine di turno sarà questo. Attenzione, perché la cosa che cambia è che una di queste location diventerà ghiacciata. Si sceglie casualmente, semplicemente si girerà dall'altra parte e ci saranno meno risorse e il gelo. Il gelo va affrontato nel senso che ogni volta che scegliete quella location dovrete anche bruciare un rametto di legno per riuscire a scaldarvi. Al termine del sesto round, semplicemente chi ha più punti vittoria è il vincitore. La cosa particolare di questo gioco è innanzitutto l'interazione fra i giocatori. Come avete visto, non si può scegliere la stessa location in due giocatori e non vi ho detto che all'inizio del turno ogni giocatore sceglierà segretamente questo dado orso bianco, ne hanno uno ciascuno. Verrà tenuto segreto e nel momento in cui uno dei giocatori sceglierà la location selezionata da voi a inizio turno con l'orso polare lo farà scappare, dovrà per forza cambiare location. Stessa cosa per il dado dell'avversario. L'altra cosa interessante di questo gioco è che le risorse sono pochissime. Vi dico subito che già avere 4 cubetti vi continuerà a costringere a decidere fra tenere un legnetto in più oppure costruire la vostra accetta, oppure vabbè, vorrei avere un mirtillo in più da mangiare, però cavoli, mi serviva proprio questa erba, così. Quindi sono già pochissimi i 4 cubi, ma comunque notate che tra il lato di primavera e il lato d'estate la decrescita delle risorse è tantissima, quindi se non vi siete fatti un minimo di scorta nella primavera, nella parte inverno sarete messi malissimo.
Insomma, è un vero e proprio gestionale, complesso al punto giusto, ci sono tante piccole sottoregole da tenere presente, diciamo, nella gestione delle fasi del turno più che nelle eccezioni, c'è l'interazione fra i giocatori, c'è la ristrettezza, insomma, se volete portarvi dietro un gioco complesso da almeno un 40 minuti, diciamo, la partita completa dovrebbe assestarsi su quella durata, questo First Snow potrebbe fare al caso vostro. Il terzo titolo poi è Mini Rogue, un vero e proprio dungeon crawler per un giocatore di Paolo Di Stefano e Gabriel Gendron, o Gabriel Gendron, non so se è francese, purtroppo la nazionalità non la conosco, della durata di circa 30-60 minuti a seconda di quanto siete forti, a seconda di quanto vi darà fastidio il dungeon. La particolarità è che ci metterete una decina di minuti scarsi a preparare il gioco, perché si tratta proprio solamente di un mazzettino di carte da dover ritagliare, il dungeon sarà ricostruito ogni volta diverso, ci saranno dei mostri che sono sempre più forti a seconda di come vi addentrerete sempre più giù nel dungeon, e avrete necessità solamente di prepararvi alcuni cubetti per tenere le tracce dei vari punti vita e le piccole cose del vostro eroe, e di 4 dadi da 6 per gestire l'esperienza e allo stesso tempo rollarli per fare i combattimenti. Questo Mini Rogue, tra l'altro, vi segnalo che ha vinto numerosi award, è stato nominato un sacco di volte in tutti i vari contest di microgame o comunque giochi print and play, quindi diciamo che il pubblico lo apprezza decisamente. Ogni volta che iniziate ad affrontare uno schermo in un dungeon dovrete consumare una razione di cibo sulla vostra scheda personaggio, che riporta anche l'armatura, i punti vita e l'oro, e anche i punti esperienza che avete guadagnato, che man mano vi sbloccheranno più dadi da poter lanciare. Dopodiché mescolate le 6 carte dungeon e le mettete a faccia in giù in questa disposizione. Affronterete poi il dungeon casuale a partire da sinistra. Giriamo la prima carta. È la carta evento, quindi a seconda di un lancio di dado e data le vostre skill check, avrete a disposizione dei bonus o, attenzione, potrebbe anche attaccarvi un mostro. Poi giriamo le altre due. In questo caso possiamo operare una scelta. Vabbè, una scelta abbastanza scontata. O andiamo ad affrontare la trappola che ci farà del male in qualche modo, oppure potremo andare nel tesoro che ci darà dei soldini e, secondo un lancio speciale, potremo anche ottenere delle magie. Poi andiamo a scoprire il mostro. Il mostro viene settato in questo modo. A seconda dello schermo che affrontiamo, siamo quindi allo schermo numero 3, avrà 3 più un dado di 6 punti vita. E sarà, in questo caso siamo a livello 2 del dungeon, quindi uno scheletro che ci infliggerà 4 danni e ci darà un punto esperienza se lo sconfiggeremo. Semplicemente lanceremo tutti i dadi che abbiamo sbloccato come attacco e controlleremo quanti danni che vengono tenuti in questa traccia faremo al mostro. Se il mostro muore, niente, è morto, ci dai i punti esperienza. Se il mostro vivo ci infliggerà automaticamente i danni in questo modo, meno i nostri punti armatura, andando a modificare i punti vita. Una volta sconfitto prendiamo la ricompensa e andiamo avanti. Anche qua abbiamo un bivio e potremo in questo caso andare dal mercante, che tramite soldi ci darà degli equipaggiamenti o delle cose in più per la nostra avventura, oppure potremmo riposarci per ottenere cibo, punti vita, oppure delle armi più rinforzate. Si va avanti col dungeon, si rimescola tutto quanto, ma attenzione, in questo caso saremmo all'ultimo schermo del dungeon e quindi in fondo ci aspetterà anche il boss finale di questo livello. Anche il boss sarà settato in base alla profondità del dungeon, in questo caso quindi sarebbe lo Skeleton Lord, ovviamente abbiamo affrontato scheletri finora, a 15 punti vita, ci farà 5 danni, ma come ricompensa ci darà 2 soldini, 3 punti esperienza e un oggetto. Lo scopo è arrivare proprio in fondo al dungeon e sconfiggere l'ultimo boss. Come avete visto è molto intrigante questo dungeon crawler, con semplicemente 6 carte più quella del boss riesce ogni volta a essere diverso e darvi delle scelte molto interessanti. In alcuni casi, vabbè, come quella che abbiamo visto, sono scontate, ma già qua, se vedete tra mercante e riposare, potrebbe essere un po' più difficile la scelta, così come a volte avere una scelta fra il tesoro e il mostro potrebbe in qualche modo farvi propendere per l'uno o per l'altro, perché è vero che il mostro potrebbe farmi male, ma vi dà dei punti esperienza e vi ricordo che i punti esperienza, una volta che portate un dadino a 6, lo sbloccate e inizierete a livellare con il terzo dado e quindi sarete sempre più forti, anche perché la caratteristica di questo dungeon, come avete visto, è di farvi affrontare sempre mostri e boss leggermente più forti rispetto a quello che voi riuscite a battere, un po' come proprio negli hack and slash dei videogames. Quindi è vero che è molto più comodo prendersi ori, prendersi varie armature eccetera, però state attenti, perché se arrivate senza esperienza, senza essere belli carichi ai boss di terzo livello, le cose si fanno dure. Per quanto riguarda la difficoltà, vabbè, sicuramente molto è legato a quanto bene lanciate i dadi, in alcuni casi davvero morite o vincete per come lanciate bene i dadi, ma vi dico che è molto ben mediato da come studiate la vostra scheda personaggio. Ci sono anche 2 magie ogni volta al massimo che potrete prendere, che sono one shot, potete anche prenderne 2 uguali, fuoco, ghiaccio, di veleno e di cura, quindi dovete stare attenti anche a come gestire queste spell contro i vari tipi di mostro. Vi dico che il mio record è arrivare allo schermo 11, non sono mai riuscito a vincere il gioco, proprio perché
davvero diventa sempre più tosto. Però ve lo mettete in tasca e avete proprio una specie di esperienza completa di dungeon crawler. Non posso dire quindi che si senta davvero l'ambientazione di questo dungeon, ma comunque vi dà l'impressione di dover operare scelte sempre più tirate, sempre meno scontate e in qualche modo sempre più complesse, difficili, diciamo, da mandare giù, da digerire per il vostro personaggio. Chiaramente è possibile modificare le cose, mi viene da pensare subito che qualcuno potrebbe farsi delle carte diverse delle varie location, quindi espandere un po' il gioco stesso, e quindi niente, se volete farci una prova, secondo me è molto intrigante, vi dico, io che non sono portato agli American, comunque trovo l'avventura intrigante. E chiudo con Blood in the Midwest, un gioco che mi ha colpito più che altro un po' per la particolarità di disegno, un po' per l'assurdità delle cose che ci sono dentro. In realtà sono semplicemente pochissime carte, dovete ritagliarle, con dei disegni abbastanza buffi, e dovete gestire un vostro alieno che è caduto sulla terra. Il gioco è di John Keane, per un giocatore appunto. La durata della partita è tra i 20 e i 30 minuti, abbastanza tosta nonostante impariate a giocare in una manciata di secondi, e come vi ho detto lo preparate in un attimo, proprio solamente delle carte, tra l'altro sono in bianco e nero, quindi anche sono amiche della vostra stampante, lo prendete e dovete cercare di lasciarla a terra. Iniziate la partita nel vostro Crest Site, ovvero sia dove è crollato il vostro disco volante, e avete a disposizione il vostro Memory Eraser, il cancella memoria per intenderci. Durante ciascun turno potrete decidere di o cambiare location, semplicemente girando a faccia in giù la location in cui siete, quindi dal Crest Site potreste passare al campo di mais, oppure scambiarla con una di quelle presenti, ad esempio la fattoria, potete andare dentro alla casetta del contadino. Altra cosa che potete fare è raccogliere uno degli oggetti, se avete le condizioni di luogo e di oggetti ricevuti potete prenderlo, ad esempio per prendere questa sveglia avrete bisogno di essere all'interno della casa, quindi se prendessi la casa al giro dopo potrei raccogliere la mia sveglia. Dopo che avete fatto la vostra operazione, scorre il tempo. In che modo? A partire da qua dovete controllare se la parte evento della carta ha un numero corrispondente alla sua posizione. Posizione 1, numero 2, niente. Posizione 2, numero 3, niente. Posizione 3, numero 3, sì, questo evento accade. Quindi il maiale ostile vi chiede di scartare un oggetto per ogni panino che avete. In questo caso non abbiamo panini, facciamo il check delle nostre iconcine, quindi non succede niente. Questo, posizione 4, evento 1, a posto. La carta viene girata sotto sopra, viene messa in fondo al mazzo, tutto scorre di una posizione e si continua così. Attenzione perché adesso, ad esempio, l'evento della mucca accadrebbe. Voi cosa dovete fare? Dovete cercare di raccogliere oggetti, quelli indicati qua, per riparare il vostro disco volante. Banalmente dovete, che so, andare a prendere un trattore, prendere il cacciavite, con quello potete smontare la batteria e a quel punto avete a disposizione tutto per far ripartire il vostro disco volante. Oppure potete creare una radio rudimentale, andare a tracciare dei cerchi nel grano per farvi portare via da uno yacht interstellare o c'è il camion dei rifiuti che vi porterà via. Queste sono le due condizioni di vittoria. Come fate a perdere? Nel caso ci sia ad esempio la moglie del fattore in posizione 2, vi dice che se non avete un'energia e il vostro cancella memoria, lei chiamerà semplicemente l'FBI, quindi vi chiederà di scartare il vostro Memory Eraser. Il Memory Eraser sull'altro lato avrà proprio questa carta evento che vi dirà che in posizione 1 l'FBI arriva, in posizione 2 i cani vengono lasciati e quando questa carta naturalmente scorrerà in posizione 4 avrete perso perché l'FBI vi cattura e quindi inizia la vivisezione del vostro alieno. Vi dico subito che questo gioco vi prenderà in giro, vi sembrerà facilissimo da gestire, cioè alla fine non è niente che scambiare la location, andare da una parte e dall'altra così, ma l'evoluzione è molto lenta, dovete proprio pensarvi come un alieno che deve andare a rubare una cosa, scappare via, poi andare da un'altra parte, poi tornare indietro, aspettare un paio di orette in modo che qualcuno si sposti e non succeda l'evento, poi fare un'altra cosa, insomma, se andate troppo a testa bassa rischiate subito che l'FBI vi catturi o vi succedano cose che perdete gli oggetti, eccetera. Dovete andare piano piano, non sbagliare niente, pianificare, c'è una forte pianificazione nel turno, ma soprattutto nei turni successivi, e insomma dovete anche lavorare in una delle due direzioni per la vostra vittoria. Non è assolutamente facile vincere, vi dico che più delle volte succederà che o vi incartate, avete troppi oggetti, dovete ripartire da capo, insomma in qualche modo fate prima a ricominciare la partita che non aggiustare la vostra situazione, oppure davvero non riuscite a gestire la moglie del contadino e il contadino stesso. È un gioco che una partita vi prenderà almeno una ventina di minuti, proprio per questa evoluzione lenta, però trovo molto geniale che con solo 3, 6, 7, 8, 9 carte fronte-retro si riesca a gestire tutto questo ambaradan.
Vi faccio notare che comunque, nonostante siano solo 9 carte, è fondamentale conoscere l'inglese perché c'è tanto testo sopra. È vero che una volta lette, imparate, le riconoscete, però non è così scontato. Insomma, fareste un po' troppa fatica, quindi attenzione alla dipendenza con la lingua. In conclusione vi dico che il gioco con questa grafica, che a me ricorda anche un po' quella della settimana enigmistica, non so se anche voi fa questo effetto, è comunque intrigante. Ve lo mettete nel portafoglio e avete un solitario che vi tiene avvinti, con in qualche modo un'ambientazione che in qualche modo si sente. Avrete questa sensazione di alieno che va, che torna e scappa via. Poi vabbè, possiamo discutere su quanto le mucche che vi guardano storto siano ambientate all'interno del gioco, ma vabbè, diciamo che anche gli alieni che atterrano in un campo di mais non è che li abbiamo proprio visti. Direi quindi che con questo ho finito, vi lascio qua sotto al filmato come al solito i link dove trovare i giochi da scaricare. Se vi hanno intrigato, fateci una partita e fatemi sapere come vanno i vostri punteggi, e vi dico ciao e alla prossima, sperando di chiudere un po' i tempi rispetto ai soliti 365 giorni, nel caso vi chiedo di bacchettarmi nuovamente per sollecitare il nuovo filmato. Ciao!